Un momento. Come uno scettro davanti a me, il tuo enorme è stato bellissimo. Non vedo l'ora di tornare a godere con te. Ciao. Pronto? Signor Voss, mi scusi, volevo sapere se potevo fare quei turni in più. Ma sì, cercherò di migliorare. La prego, signor Voss, devo pagare i debiti di mio marito. Ma ce la faccio, ce la faccio. Grazie. Pronto? Pronto? Sono Paloma. Jessica, forse è arrivato il momento di chiudere definitivamente la nostra bellissima storia telefonica. Sì, sì, lo so, è stato un momento di grande felicità, lo riconosco. Ma vedi, forse è arrivato il momento anche di staccare la spina, perché scatto dopo scatto io mi sono reso conto di avere al mio fianco una donna straordinaria. Sì, ti ho parlato di lei. Ti ho detto che fisicamente lascia un po' a desiderare, che ha due seni come due buste, che ha le chiappe flaccide e l'alido fognato. Ma attenzione, quelle non sono le cose che contano. Contano ben altri valori. Lei li ha tutti. Mi spiace dovertelo dire e doverti procurare un dolore. Ma io l'amo moltissimo. Addio. Scusami, Pina, ti ho suonato, ma ho dimenticato lì le chiavi di... Ugo. Sì? Posso dirti una cosa? Sì. Ti stimo moltissimo. Pronto? Si a sentire, segaiolo! Guardi che in quel posto lo metta sua sorella, lo metta! No, Ugo! E adesso? Come faremo a pagare la bolletta? Pina, da questo momento tu non dovrai più prenderla. No, non dovrai più umiliarti. Perché in casa, al tuo fianco, c'è un uomo, c'è! Ma chi è? Ah, sì, chiami da Roma. Sì, va bene, allora guarda, sono il tuo Virgilio e di dietro me lo piglio. Piglio. Sì, come vuoi che mi metta? Vabbè, aspetta, eh. Scusa Pina, è lavoro, cerca di capire. Ancora 2 settimane e abbiamo finito. Sì? Vabbè, mi metto, eh. Così? No, così, vabbè. Allora... Va bene, ma così proprio.